Ben ritrovate amiche, anzi amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com. Leo esce e poi rientra perché ormai questa è la tradizione. Puntata numero 7 della diretta del mercoledì dello spallino.com. Torna nei ranghi Martina Squarzanti, torna nei ranghi anche Leo Biscuola. Ciao Leo. Buonasera a Ciao a tutti, tutti. eccoci. Ormai con questa uscita di scena tipo David Letterman quando cominciava il Late Show. Allora, siamo reduci da due partite dopo la scorsa diretta del 27 ottobre. Beh, insomma, due o tre cose sono successe. Intanto, caro Leo, io mi sono portato a casa un altro bel puntone nel nostro stupido giochino Allora, settimanale. andate. Allora, Felicitazioni, io. dai, raccontatemi, non so niente. Sì, Ah, dai. beh, c'è poco da raccontare. Io avevo detto il doppio mancosu Che è andata bene. che fino a un quarto d'ora della seconda partita, 20 minuti, le cose mi dicevano anche bene. Dopo, però, ho Sì, deciso esatto. di punirmi oltremodo facendo una prestazione a corrente alternata, come direbbe che ha un Chiaro. vocabolario Più forbito aureo. del tuo, sì, esatto. Esatto, più forbito del mio, e quindi alla fine il punto non lo porto a casa, però almeno mezzo lo vorrei, visto che sono a No, zero. perché me no, 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 non ti do Perché ha mezzo fatto un punto. gol, perché fino a un Ha certo fatto un gol, ma ha anche punto, sbagliato un rigore. No, non ti e posso va dare bene, mezzo non punto. c'entra, almeno mezzo io lo vorrei, Vabbè, altrimenti decide la qua. Marta. Marta, glielo vuoi dare mezzo punto a Leo? Ma no, scusa, cosa significa dare mezzo voto così Vabbè, verosimile? Marta, la prossima Cioè, volta che vengo in quello. tribuna stampa, poi vedi. Allora, Non ti amici, mi salverò segno più dagli spettatori sulla seriali, tabella mi sappilo. segno Leo 05 virtuale. Va bene. Sì. Comunque, va bene. Anzi, scusa, 05 morale più che virtuale. Cioè, Morale, morale, sì, lo voglio. punto morale, Come mezzo, avere tra il 6 e il 7, non mezzo esiste punto questo. morale. Va bene. Intanto saluto Stefano, Beatrice, Mattia, Elena, Paolo, Matteo e Massimiliano, che sono i primi ad aver commentato stasera. Bene, cari ragazzi, allora alle 21:20 circa arriva l'amico Mauro Malaguti, The Voice, himself. A Marta è contentissima perché viene importunata ogni sabato in tribuna stampa da Mauro Malaguti. No, non è vero. No, non è Però vero. No, non da Mauro Malaguti. viene a chiacchierare un po' con te, diciamo così, un po' amabilmente quando può. Detto Beh, questo, dai, sempre volentieri. la Sì, ma gli sconfitta. impezzatori seriali sono altri, dai. Sì, infatti no, Mauro è tra i buoni. Allora, la partita di lunedì, intanto un fredda pork, direi, no? Rispetto agli Quindi, standard tanto stagionali. questo. Saluto la Marta che era in tailleur e si è congelata. Intanto Viviani sbloccali, grazie Buzzo per questa campagna che porti avanti, ci sta molto a cuore. Grazie. Una sconfitta meritata, immeritata o semplicemente da polli? Ah, partiamo proprio dall'ultima partita. Va bene, Sì, allora io perché è quella di cui si sta direi una sconfitta. parlando. Vai. Sì, dai, perché il passato non ci appartiene. Io direi una sconfitta di più da polli che altro, perché fino a un certo momento, ancora prima del gol subito, sembrava che la SPAL facesse di tutto, no? E sembrava che lo facesse sbloccare da un momento all'altro. Poi gli altri, appena hanno avuto una mezza occasione concessa da un calcio d'angolo su cui hanno marcato in maniera decisamente Imbarazzante. imbarazzante, esatto, perché non vengono altri termini, hanno preso gol e dopo comunque la SPAL ha continuato a fare quello che vuole, però che sia per un errore di marcatura generale oppure che sia per No, una è un errore di marcatura giocazione di uno, diciamolo, è Trippaldelli di che Trippaldelli, salta quanto certo. una gazzetta mentre Curado va a 20 centimetri, dai, quello è il Però punto. adesso, che sia per quello, che sia per Demba che fa un errore o un motivo o un altro, comunque la SPAL Il gol un lo prende. gollettino lo prende sempre. E fortunatamente ne ha preso solo uno, perché c'è stato anche un momento in cui loro sembrava potessero fare una rumba non indifferente. Quindi direi che forse è stata la prestazione peggiore sotto il punto di vista psicologico della SPAL. Perlomeno questa è stata la mia impressione, che io l'ho vista comunque da casa, non ero allo stadio, però comunque un quadro ce lo si riesce a fare comunque. Voi cosa dite? Dici così, Leo? Che ti sembra? Perché dopo una vittoria come quella di Ascoli, che è stata una vittoria molto importante perché è la prima fuori casa, io mi aspettavo, seppur tutto con tutte le attenuanti del caso, quindi la squadra giovane, eccetera, 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 tutto quello che sappiamo, comunque mi aspettavo un atteggiamento diverso, una voglia di vincere diversa.
La voglia di vincere non mi sembra che sia mancata. No, non è mancata forse la voglia, però la concretezza in qualche modo sì. Voglio dire, adesso prendiamo l'esempio di Melchiorri. Ha avuto ancora solo 0-0 la possibilità di fare gol in maniera anche abbastanza semplice. Poi io non credo che sia una questione di emozione o altro, perché un giocatore della sua età può essere tutto tranne che emozionato. Però, ragazzi, se continui a sbagliare così tanto, è ovvio che prima o poi qualcosa concedi, e lo Spal in questo momento lo concede anche senza troppa fatica. Ma allora io voglio dire due cose, lo chiedo a voi come lo chiedo a chi ci sta ascoltando e sta commentando. Tra l'altro saluto tutti, veramente sempre grande partecipazione, fa sempre grande piacere. Uno, un rigore lì come quello di Mancosu, si è mai visto tirato sotto la Ovest dal calcio da Bizzarri? Dal calcio Ok. no, ma da Banzani sì. Vabbè, Bazzani, ma Con io tanto di pianto sotto. ho fatto due nomi un po' diversi, vabbè. Ma tu vuoi vincere facile per quello che hai fatto quei due Vabbè. nomi lì. Detto questo, vabbè, intanto rido per il commento di Pasucci, Trippaldelli ha investito nel mattone, se poi non sa marcare interessa zero. Beh, sul lungo termine hai ragione tu, Pasucci. Sul breve termine non so come la pensa Clotet, sarebbe interessante chiederglielo alla prossima conferenza stampa. Detto questo, ti dico la mia teoria sulla... Dimmi, Vai che dopo leggiamo Marco. qualche commento, dai. Alla grande, sì. Detto questo, vi dico la mia teoria sulla partita di lunedì. È stata la tempesta perfetta. Perché la tempesta perfetta in negativo, ovviamente, perché ti mancano quattro titolari. Ti manca Capradossi, miglior difensore finora, forse miglior giocatore in assoluto che se la gioca con un altro assente, Viviani, che è indispensabile in questa SPAL. Ok? Manca Lattelat, manca Sek, per ragioni forse non pienamente chiarite, cioè Clotet ha detto che non stava bene, però boh, non so, quando ha fatto la E ce conferenza la siamo stampa fatta il giorno... bastare. No, quando ho fatto la conferenza stampa il giorno prima non era emerso questo tema, quindi mi sembra un po' bizzarra come cosa, ma va bene, ci crediamo perché non credo che Clotet venga a raccontarci delle balle. Quindi ti mancano questi quattro giocatori, manca Dijkman, del quale insomma forse si può fare a meno. Ti capita una partita nella quale vai sotto immeritatamente, secondo me, perché fino a quel momento il Perugia non aveva fatto quasi niente a parte l'occasione di Murano, la pareggi con un bel gol. Hai il rigore per sorpassare, lo sbagli, hai preso un palo prima, hai avuto un'occasione mondiale con Melchiorri sempre nel primo tempo e via così. Parte il secondo tempo, vai a tutta birra in attacco, ti annullano un gol sul quale io conservo dei dubbi, onestamente. Beh, E come poi lì. tutti, anche perché non è mai arrivato il contraddittorio. Sì, esatto. E poi lì cosa succede? Che ti ritrovi senza giocatori di un certo livello da mettere in campo nella parte finale della partita, perché i giocatori che sono entrati evidentemente hanno abbassato un po' il livello. Questa non è una colpa né di Clotet né dei giocatori stessi, però se il livello della rosa è quello lì, non è che puoi fare dei miracoli. E quindi hai perso. Cioè, la tempesta perfetta si è realizzata così, secondo me. Io penso che comunque il tuo ragionamento sia anche condizionato molto dagli episodi di per sé, perché se Mancosu l'avesse buttata dentro, non staremmo probabilmente parlando di questo. Forse la partita sarebbe anche andata a finire in un altro modo, non so, è difficile dirlo. Secondo me, forse la troppa voglia di vincere può essere, nel senso Beh, che questo abbiamo. faceva parte della teoria di Clotet. Infatti, la troppa voglia di vincere, secondo me, ci può stare, nel senso che vinci ad Ascoli, vuoi dare continuità, vuoi strafare forse in certi momenti, quando in realtà ad Ascoli la SPAL a me è piaciuta tantissimo proprio per l'altro motivo, cioè ossia che aveva dimostrato di essere un po' più. Dimmi. Dovevi dire una cosa, Leo. La SPAL non specula. Non La SPAL non specula, non specula, prova a specula. vincere sempre, non va per il pareggino. La SPAL non specula, Vorrei fare però. un adesivo con questa frase, la SPAL non specula. La SPAL non Dovrei... specula, però diciamo che sì, sarebbe meglio che speculasse un po' di più Marta, ogni leggiamo un po' di tanto. commenti perché stasera i Intanto nostri c'è amici Sara sono Guidorzi, scusate, scatenati, sì. intanto leggo io quello di Sara Guidorzi perché è dedicato a me e Sì. dice che per la prossima devo giocarmi i Trippaldelli come peggiore in campo, così se perdo non ci va così male. Prova, Effettivamente prova, prova, dai, prova, assegna, proprio. io ringrazio Sara, così mi toglie Lo metto dalla. subito allora, lo metto Sì, subito, va mettilo, mettilo, bene. mettilo. Scrivi Ok. Leonardo più Sara. Esatto. Sì, ok. Leo più Sara, Trippaldelli meno, ok. Bene.
Rassegna di un po' di commenti che ne ho visti di belli. Vado, vado. Allora, è d'accordo con te Stefano che ci chiede se hai capito perché Clotet non fa cambi, chi mette su non ha gli stessi livelli dei soliti titolari? Poi Flavio ci dice era più giusto il pari, dai anche un po' di sfortuna, un palo, un rigore sbagliato e un gol in fuorigioco di 1 millimetro forse. E poi c'è chi, per esempio Massimiliano, dice la cosa che rode è il gol annullato che a me pareva regolarissimo e il rigore tirato da Mancoso, non puoi calciare così i rigori, errore grandissimo. Tra l'altro, Mancosu, ti interrompo un secondo, Marta, poi andiamo avanti con i commenti. Mancosu, su 31 rigori calciati in carriera, ne ha sbagliati 7, che vuol dire un 20 e rotti per cento. Non è poco per quello che dovrebbe essere uno specialista. Andiamo avanti. Sì, poi intanto salutiamo Alessandro che ci dice sono uscito 2 ore fa dalla sala Oh, operatoria, ma non caspita. potevo mancare al vostro appuntamento. Beh, auguri di pronta guarigione e di recupero ad Alessandro, ovviamente. E grazie che ci segue anche stasera. Alla grande. E poi, ah, quello non è. Arrivo, scusate, mi sono persa. Ce ne sono tanti. Sì, stasera Giusta sono belli carichi, osservazione. eh. C'è anche Consuelo che dice, sinceramente, dopo tutta l'acqua presa, volevo una vittoria. Te credo, sì, in Magari effetti. sì, ce la saremo meritata solo per quello. Ho sentito tanta gente in curva che è tornata a casa abbastanza zuppa. Allora, Anche intanto Milano. vi volevo dire che anche questa sera io ho i nomi in arabo, però uno lo riesco a leggere lo stesso, che è Cristiano Mazzoni, e non so cosa dirvi. Che dice, ragazza, a me questa SPAL piace senza se e senza ma. Tanto Mazzo, ti Ciao salutiamo, Mazzo. esatto, e ti volevo ancora fare i complimenti per l'articolo che è uscito sullo Spallino 2 settimane fa, perché è stato veramente molto bello. Quello di Fai pure, Spalcomu? Marta. Ok. Allora, l'ultimo rigore parato ad altezza petto, dice Sandro, ricorda quello di Silvestre Stallone in fuga per la vittoria. In effetti, scusate, è abbastanza raro vedere un portiere che para un rigore e lo blocca, perché o è un tentativo di cucchiaio in cui il portiere sta fermo e viene... E poi ha modo di deridere il tiratore, o se no in questi casi ha tirato proprio piano. Ma Mancosu, questa cosa del tirare piano, ce l'ha sempre avuta perché lui è un, come dire, un calcolatore, nel senso riesce a capire da che parte andrà il portiere e quindi poi lo frega mettendola dall'altra parte, più o meno, no? La tecnica Quando mi non gliela sembra quella. prende. La tecnica mi sembra quella, però non è uno che spacca la porta, ecco, non l'ha mai fatto. La cosa che mi fa un po' sorridere, per non dire di peggio, è che nella stagione 2019-2020, quanti rigori ha tirato Mancosu contro la SPAL tra le due partite con Lecce, una all'andata e una al ritorno? Tre complessivamente, E li ha fatti. due a Ferrara, uno a Lecce. Sai quanti ne ha sbagliati? Neanche uno. E quindi, cioè, ovviamente è così. Vabbè, Ovviamente comunque ecco, io volevo riprendere anche un commento di Fausto Goni, se è così. non ho Sì? Michele, ma spero di averlo letto bene. Si è Dice, scritto in giusto, arabo, giustamente. no, ci sono i sottotitoli in Non arabo. Dice, giusta so se osservazione. masticassi in arabo. Perché, sì, perché sul gol annullato non c'è stato il fotogramma con le linee come Ce lo siamo contraddittorio. chiesti Questo, tutti. ragazzi, Ma secondo me lo esatto, fanno solo io in mi ero Serie A, sai, sbagliato. questa cosa. Ma sei Non lo sicuro? fanno. Non lo so perché non mi era ancora capitato di vedere una partita di B in cui ci fosse questo coso. No, in realtà no, sto dicendo una stupidaggine perché quando hanno annullato un gol a Vicari da qualche parte, non ricordo dove, Ma no, fanno sempre vedere la proiezione. esatto, e lì non l'hanno fatto vedere. Infatti è un E tra mezzo l'altro mistero. il consulta via VAR è arrivato almeno dopo 3 minuti, 3 minuti e mezzo, quindi un'infinità. Quindi Già. per quella maggior ragione mi aspettavo ci fosse Che tirasse una un'immagine linea, sì, contraddittorio. Sì, perché infatti. altrimenti non si... Cioè, io ho quasi avuto l'impressione che loro non fossero in grado di dire se sì o se no in maniera certa. Pertanto l'arbitro, da come l'hanno inquadrato le telecamere di DAZN, sembra quasi che si fosse spazientito e avesse detto, vabbè, allora è buono quello che ha detto il guardaline. Io ho avuto questa No, no, impressione dai, qui, sono stati perché... 3 minuti e mezzo a riguardarlo, l'hanno riguardato, riguardato, riguardato. Però... Sì, ma hai visto che immagine hanno fatto vedere? Un'immagine Sì, in ma, no, prospettiva, cioè... sì, ma non è detto che l'immagine che ti hanno fatto vedere sia quella che hanno esaminato loro, però. Beh, comunque è un po' strana questa circostanza qua. E intanto, già come dice, si può fare reclamo per errore oggettivo? No, perché non è un errore oggettivo. No, non c'è modo di dimostrarlo, e quindi no.
Allora, un attimo, Sì. perché io, Vai, vai, perché leggo per esempio Davide vai. che dice: inutile attaccarsi al gol annullato quando hai a disposizione il rigore per cambiare la partita. Sì, ho capito, però dammelo quel gol lì che poi ci guardiamo come si mette il secondo Esatto. tempo, perché se fai gol subito comunque indirizzi la partita in maniera un po' diversa. Poi magari Perugia ti fa tre gol, perché comunque le occasioni le ha avute, però sai, dal punto di vista delle motivazioni cambia un po' la partita lì, insomma, Poi dai. ci chiedono del top player Urgia che è stato accolto Ho visto dall'ex. che sono arrivati un paio di messaggi. Sì, io ditemi voi che eravate allo stadio come è stato accolto, perché in realtà da casa non si è avuta nessuna Beh, percezione si è beccato un paio particolare. di cori non amichevoli dalla curva. Ah, beh, dai. Comunque meglio di quello che gli è capitato Vabbè, che cosa gli doveva capitare? qualche Prendere mese lo fa. schiaffi? Cioè, no, più che altro Consuelo ci segnala che Mora non ha preso giallo, è vero, il che è Mora, gran partita, incoraggiante. tra l'altro. Sì, ottima partita, è uno dei migliori. E allora approfittiamo per parlare di questa cosa. Mora, il risorto. Il risorto, Il perché... risuscitato. No, il risorto, perché insomma, con queste sembianze un po' da Gesù, che in realtà non le ha più perché si è un po' rasato la barba, l'ha abbassata molto, ha accorciato i capelli, insomma, si è un po' imborghesito Luca Mora, Sì, diciamo, sì, sì. nell'aspetto, perché poi rimane Luca Mora di sempre. Mora che è risorto nel weekend dei morti. Beh, Mamma ecco, mia, ok, mamma possiamo chiudere mia. la diretta qui, credo. Ciao ragazzi, è stato No, bello. aspetta un attimo. Allora, no, so che tu hai fretta di andare, che devi fare la valigia per andare in Svezia, però... No, è qua, Perché guarda. devi andare in Svezia? Io non ho ancora capito questa cosa. Vabbè, forse non interessa a chi ci sta ascoltando, perché a Esatto. meno che tu non stia andando ospite a casa di Paco Natè, non ci interessa. No, poi quando te, lo sai bene che ho cercato di stabilire un contatto Con Everton in... Lewis quando sei andato a Salt Lake, sì, mi ricordo questa storia. Esatto, quindi io non cerco più nessuno, basta. Ok, va bene. Sì. Non parlate di Mora, vi prego, dice Buzo, perché poi la Consuelo non la tenete più. Vabbè. No, parliamo brevemente di Mora, perché poi dobbiamo coinvolgere anche Mauro Malaguti sulla storia di Giuseppe Rossi, che ci Che è interessa. in panchina che scalpita. In tribuna che scalpita. In tribuna. No, scusate, Mora, allora, rimesso in campo non a furor di popolo, ma per necessità tattiche ad Ascoli, perché si è giocato con i tre centrocampisti e il trequartista. Ad Ascoli, partita discreta, perché ha perso una marea di palloni e così. Tra l'altro è stato ammonito, ha provato a farsi ammonire in tutto il primo tempo, non ci è riuscito, e nel secondo tempo, sulla mezza e mezza, in cui prende il pallone netto, l'arbitro lo ammonisce. Vabbè, infatti, questo è il paradosso dei paradossi. Ma Mora, al di là degli errori, al di là magari delle imprecisioni così, secondo me ha dimostrato ancora una volta che era stato accantonato forse ingiustamente. E non lo dico da... ammiratore di Mora e di tifoso della Spal che ancora ricorda le due stagioni del doppio salto in cui lui era un grande protagonista, ma perché secondo me Mora in questa Serie B è ancora un giocatore importante e mi sembrava veramente strano che un allenatore potesse accantonarlo così tenendolo a far la muffa in panchina. Sì, era un po' strano, effettivamente sì, però comunque Clotet sembrava aver ben chiaro quale fosse la sua soluzione ideale per il centrocampo. Aveva anche detto, tutti in realtà l'avevano detto, perché anche Tarantino, che c'erano dei giocatori che non rientravano, l'ha detto esplicitamente, Sì, nei è vero. piani di gioco, negli Sì, schemi, e quindi era ma stato scusa, fatto ma il questo nome. Tarantino l'ha detto a fine agosto. Mi sembra un po' presto per tagliare fuori un giocatore, quello. Vabbè, si vede che quella è l'idea. Comunque io credo che dopo queste due partite in cui, al di là del risultato, la prestazione di Mora è stata più che positiva, anche in termini di carattere e esperienza, secondo me, difficilmente ora Clotet potrà privarsene, o perlomeno non lo farà più così a cuor leggero come magari aveva fatto prima. Poi dopo sì, parliamo anche di Peda. Oggi leggo solo i messaggi di Fausto Boni. Parliamo anche di Peda dopo, sì. Dopo parliamo anche di Peda. No, mi fa ridere un messaggio che è arrivato da Marco Vancini, un commento, ma Patrick Carroll ghinciava quella Spal. Ma si riferisce al fatto perché non tutti hanno Instagram e quindi tutti non po possono non sapere. Pat Carroll, il socio di Giota Copina, ha un profilo Instagram che consiglio di seguire, in cui regala veramente grandi emozioni, nel senso Perle. che
è proprio il prototipo del miliardario villano, no? Cioè, tipo jet privato, vacanze, una donna bellissima che è Alina Baikova, che è una modella, ristoranti di lusso, macchinoni. Cioè, allora, la domanda di Marco Vancini è legittima: chi c'aveva La quella vita che fa spalla? Orlandin praticamente. Per la stessa roba proprio. Non so rispondere alla domanda di Marco, si spera di sì, perché questo sembra veramente impaccato di soldi e quindi si spera che gliene freghi qualcosa. Però di sicuro è più impegnato a documentare la sua vita da sogno sui social piuttosto che magari, insomma, magari anche solo mettere un post per dire Forza Spalla, ma chi se ne frega, cioè quello lo deve fare Tacopina, cioè, Carroll è impegnato in altre cose. Ma secondo me ci sta, anche perché il suo impegno economico che ha messo nella spalla, ora noi non lo conosciamo nel dettaglio ancora, ma No. rispetto a quello che può essere il suo patrimonio e i suoi flussi di cassa, stiamo parlando veramente, è come per noi probabilmente andare a prendere un caffè, per dire un caffè alla brioche al bar, quindi ci sta che non sia neanche così coinvolto ancora emotivamente, lo sarà, speriamo. Nel frattempo Carol è mi un arriva. tamarro da paura, dice Piero Ferravanti. È un po', oh, non c'è niente di male a dire che è un po' tamarro, non è che lo stiamo insultando, però è Anzi, lo invitiamo a tamarro, fare una diretta. Anzi, ci auto-invitiamo dai. Dove? In Florida, in in uno dei suoi Florida, in resort. una delle sue ville, a fare una diretta da là. Solo per fare la diretta, poi torniamo indietro. Mi arriva una Ascolta Marino, ti segnalazione, chiedo un po' scusa, qui mi una cosa. dicono che sì, adesso lo inseriamo. Un gol a latte lat fu annullato e fecero vedere la linea, quindi non ci sono scuse, insomma. Va bene. Allora, intanto, scusate, mando il riferimento a Mauro così si può unire a noi. Parliamo, se volete, un momento rapidissimo. Adesso, Gonzo come dice che fa? intanto Patrick ci No, blocca. no, 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 siamo già Patrick, finiti. Siamo. non bloccarci. Al massimo facci uno sponsor con la Carol, la tua organizzazione per lo spalino.com e noi saremo molto felici. Allora, Carol la sera dopo la presentazione girava a vuoto per Ferrara da solo con un drink in mano al pareva brusa. Beh, secondo me, cioè, allora, non si può certo negare che Pat Carroll si rinunci a godersi la vita. Poi io vorrei dire ai commentatori una cosa: sarà tamarro, sarà villano, quello che vuoi, no? Ma con i suoi soldi noi faremmo di peggio? Penso proprio di sì, però vabbè. Assolutamente sì. E Ecco, allora intanto poi fa vediamo se. bene, scusa, cioè, cosa deve fare? Andare a vedere la foto dell'ufficio e basta. Mi scrive un amico collaboratore della Spagna e mi fa: il commento su Pat Carroll mi ha ucciso. Bene, adesso avrò a che fare con l'ufficio legale Allora dillo della che se lo Carroll salutiamo. Enterprise. No, 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 dai. No, beh, dai, allora adesso qua stiamo andando un po' sopra le righe. No, È un infatti. imprenditore di successo che si gode la vita e quindi possiamo biasimarlo? No, Non assolutamente, credo, alquanto non credo. invidiabile, fine. Fausto dice era sotto effetto della salamina, ha sbagliato il dosaggio. Vabbè, stiamo andando per la tangente. Parliamo un Sì. po', parliamo di un altro americano, cioè di Giuseppe Rossi da Teaneck, New Jersey, e lo facciamo con un ospite che abbiamo ampiamente annunciato e che inseriamo, Mauro Malaguti, direttamente dalla poltrona di casa. Ciao Mauro. Ciao. Buonasera, Ciao. grazie. Grazie per esserti unito a noi. Devo dirti che alle, no, alle 21:01 un amico Ricky mi ha scritto che mi stavate diffamando. No, Ma cosa abbiamo detto? abbiamo solo detto che quando arrivi in tribuna stampa ami intrattenerti brevemente con Martina per fare due chiacchiere, insomma. Spiegagli che cosa facciamo, dai. Per Ma niente, ma sono due chiacchiere del parlare tutto male degli innocui. altri, no? Le formazioni, il posto in tribuna, il buono per il caffè e poi diciamo, guarda Orlandin e Biscuola che due facce che ha. Beh, ovviamente si Esatto, parla sempre male di voi due, dai. ma giustamente, ma dai, siamo abituati. esatto. Mauro, allora, pr prima di parlare di Rossi, scusa, dici la tua su Pat Carroll, perché stavamo discutendo se senza motivo di Pat Carroll, cioè del fatto che sembra godersi la vita l'uomo. Sembra molto innamorato, cosa devo dirti? È vero. Cioè, da quello che vedo, però io non ho nessun contatto recente con lui, mi sembra molto preso da una fanciulla e l'ho capito.
Possiamo biasimarlo? Intanto saluto Benedetta Ferrari, che è la figlia del mitico Danilo Ferrari. Ciao Benny, sempre un piacere. Mauro, allora, Giuseppe Rossi, ovviamente dal punto di vista mediatico, questo è stato un'ottima operazione perché non si è parlato di altro negli ultimi 4-5 giorni. A te convince questa storia? Perché Tacopina, in un'intervista rilasciata a te, tra l'altro, ha detto: non è un'operazione di marketing, è un'operazione tecnica. Però io resto un po' scettico su questo. Guarda, io ti posso dire che quando me l'ha detto era convinto, io l'ho sentito convinto di questo. Sicuramente Tacobina è uno furbo che sa anche come maneggiare i media, però lui è veramente convinto che Rossi possa nel medio termine dare una mano alla SPAL. Io devo dirti, non lo so, come non lo sai tu, ci diranno man mano che si allena come sono le sue condizioni, penso che ci vorrà sicuramente del tempo nella migliore delle ipotesi, ecco. Però che lui sia convinto, sapendo anche di fare una manovra comunque furba, perché la Gazzetta dello Sport ha dedicato una pagina a Palma, se ne sarà parlato in mezza Europa, anche se pure come un trafiletto, per cui ha tentato, diciamo, di prendere la volpe l'uva allo stesso colpo. Tanto poi non costa mica niente, perché se Rossi dovesse essere anche, diciamo, inabile, però il costo del cartellino non c'è. Il contratto si farà solo se il giocatore, dopo una settimana o due, mostrerà di avere margini di recupero. Per cui è un'operazione che non costa niente, che può darti un vantaggio, come no. Adesso, oggi, è ancora presto per saperlo. Certo, se lui stesse un minimo bene, farebbe del gran bene alla spalla. Ma secondo te Clotet che cosa ne pensa di avere un giocatore di questo tipo? Lui che Anche ama i giovani. le dichiarazioni rilasciate a Cloté siano abbastanza vere, nel senso che credo che lui per avere la possibilità, tanto di qui a gennaio non può aumentare l'attacco, gli è mancato anche latte latte, 2 mesi di tempo per vedere se ne può venire fuori qualche cosa. Non, sì, penso che sia più convinto Tacopina di Cloté, però mi è sembrato anche sincero Cloté nel dire: vediamo, cerchiamo di tirarlo in condizione e vediamo cosa succede. Mauro, nel passato ricordi casi analoghi di tentativi di rilancio di campioni in difficoltà? Cosa ha fatto venire un po' in mente subito quando Ruben Buriani, reduce da un incidente molto grave, una brutta frattura, non mi pare un Inter Napoli, poi lui, essendo anche di Ferrari, Porto Maggiore, tornò alla SPAL, che era in Serie C, aveva subito questo grave incidente, era fermo da tempo, si cercò di tirarlo a lucido, però in quel caso la cosa era disperata, perché si vedeva veramente che aveva un appoggio precario, aveva una gamba che si era un pochino accorciata rispetto all'altra, quindi fece qualche apparizione mano con generosità, però poi dovette smettere di giocare qui e altrove, ecco. Rossi non ha un trauma così recente, però ne ha avuti molti in carriera ed è fermo da parecchi mesi, se non da un anno, quindi Sì. le possono vagamente assomigliarsi, se non altro perché il nome del giocatore è importante. Decisamente. A me casi recenti viene in mente Paro, il primo anno dei Colombarini, che anche lui veniva da un anno insomma disgraziato, e fe fece bene per quanto perché per in una categoria in cui non c'entrava assolutamente niente. Però cioè, Rossi è 2 spanne più su di Beh, Paro. sì, beh, certo. Anche una categoria diversa. Sì. Però mi ricordo anche, comunque, Massimiliano diceva l'operazione Bazzani quell'anno in C1 poteva somigliare a una roba del genere, un giocatore a fine carriera, insomma, che però non era più in grado di farcela. Io mi ricordo prima ancora Thomas Locatelli, quando arrivò fece veramente notizia, ma cioè, tra l'altro ricordo bene il suo esordio, giocò tipo 8 minuti, 9 minuti, poi si fece male, insomma, e poi non lo vedemmo praticamente più. Bazzani, se ti ricordi, Cipriani veniva qui famoso per avere delle È vero, giunture di anche. bene, per esempio, È fu vero. recuperato tra cui una tripletta a Cremona, È vero. È vero. dove L'ultima vittoria della Spalla Cremona firmata una tripletta di Cipriani. Locatelli, tra l'altro, che se non ricordo male, aveva l'unica Ferrari parcheggiata in via Copparo in mezzo a No, tutte era no. le Panda. C'era anche Belleri che ce l'aveva. Oh, sì. Belleri era?
Ah, mi ricordavo Locatelli, vedi, No, non so se adesso Locatelli aveva la Ferrari, però io mi ricordo quel io livello me lì. Che la ricordo, mi sembra proprio sì. cosa che vi Allora, Mauro, ricorda? tu parlando invece di attualità, che cosa ne pensi della spalla a doppia faccia che abbiamo visto ad Ascoli e in casa? È stata proprio una doppia faccia, nel senso che ad Ascoli è stata molto utilitarista e scaltra, e contro il Perugia invece ha giocato bene, però un po' per assenza importanti, soprattutto Viviane Capradossi, un po' per secondo me anche parecchia fortuna, sbagliate, accumulato di pochissime, eccetera, eccetera. E un po' secondo me, ecco, forse l'unico punto che si può fare a una squadra è quella che a un certo punto si è allungata pericolosamente per cercare di vincere e è andata a perderla. Io credo che il punto in certe partite, se vedi che non è giornata, possa andare bene, soprattutto negli scontri diretti, perché poi oltre al punto che fai tu, sono i due punti che sono quegli altri, capito? Poi, ripeto, comunque mi sembrava avviata all'1-1, Piscopo ha fatto una sciocchezza. Vabbè, pazienza, sai, due rigorini, però quello della Spallo ho rivisto meglio. Secondo me, comunque, Melchiori ha preso posizione con grande, grande mestiere. Tu sai che quando prendi posizione in area, poi basta che ti sfiorino. Per cui, secondo me, era un po' più rigore, non perché l'ha dato la Spallo, per la dinamica. Quell'altro, però, Piscopo è stato veramente ingenuo perché il giocatore Rosi aveva già calciato a lato, l'azione era finita e non c'era nessun bisogno di andare a. Doveva frenare la sua corsa. Mauro, tra le altre cose si è discusso molto della qualità delle alternative a disposizione di Clotet, nel senso che qualche commentatore diceva prima, si è capito perché giocano sempre quelli, perché quelli che dovrebbero essere sostituti non sembrano essere proprio dei fenomeni. L'ho scritto anche su Cabino oggi, perché secondo me ci sono 15-16 giocatori perché giocano e poi comunque 5. Di buon livello, se mancano 5 giocatori si rimane in 11-12, è un po' fatica. D'Arriva purtroppo insomma, ha ricominciato praticamente da zero dopo una lunga assenza. Piccolo, vabbè, adesso non c'erano neanche gli attaccanti, è dovuto entrare una mezza punta perché caso vuole che il Faro l'abbia cominciato prima. A parte questo, sono giocatori comunque Piscopo, Coccolo, che hanno passato quasi tutto di serie C, capito? E perlomeno dovrebbero giocare molto per potersi abituare alla categoria superiore. Quindi, giocano, non sono sempre sufficienti. Ecco. Bisognerà aumentare la qualità della. Sì, oggi abbiamo visto che anche Sandro Sovrani ha fatto La lista la della sua spesa. lista, la lista della spesa, no? Di quello che vorrebbe, però Mauro, l'avrai visto, no? la lista della spesa ogni giorno, ogni settimana, però a parte più che altro trovare due o tre giocatori titolari in più, quello che deve fare magari a seconda lì. Con quel ruolo lì, magari in grado di dare un contributo migliore, capito? Però io non so, stavo guardando la brutta partita qui fra la squadra del paese che non c'è e i beneficiari dell'autogol di Giroud, però sembra che siano sommate tante situazioni favorevoli alla squadra. Prenderei troppo l'acceleratore per la partita di Perugia. A me era molto bene dire la Spal di Terni. E che soddisfatto anche quello in casa col Coma. Allora, Mauro, ti chiediamo di cambiare posizione perché la qualità del collegamento si sta abbassando, si sta abbassando. Non molto, perché c'era proprio un problema audio con la continuità audio. Quindi facciamo così. Aspetta, aspetta. Facciamo rientrare Mauro. Sì, tanto magari andiamo con qualche commento, Mauro, sì, Sì, Maura. ci sono diversi Marta, commenti. Da mentre parte di aspettiamo tutti, Mauro, sì. tutti i saluti per Mauro. Ci dicono ma la butti un giornalista serio e ne sa di calcio, effettivamente. Per quello che l'abbiamo chiamato.
Se no, mica chiamiamo Mauro se pensiamo che non ne sappia. Ok, proviamo a ripristinare il collegamento, vediamo se va un po' meglio. Mauro? Ci sono. Sì, Sembra ci sentiamo essere meglio. un po', un po' meglio. Allora, Edoardo ci fa una domanda dritta per te. Buzzo dice: Orla, lascialo stare che l'ha stravaccato sulla poltrona. Sì, in effetti mi dispiace. Ma tra un po' lo lasciamo andare a vedere i secondi tempi delle noiose partite di Champions. Edoardo dice: chiedete a Mauro chi si aspetta che arrivi a gennaio. Sì, ma penso che serva la boccia di cristallo, insomma, perché O la botta di penso sovrani, quantomeno. la boccia di Per Sovrani, sono, esatto. fare per una sera il sovrani, vi dico, allora, bisogna vedere il portiere, la speranza è che non ne serve un altro. Poi se Peda fosse buono, come ha dato a vedere nelle prime due partite, probabilmente si potrebbe risparmiare sull'alter ego di Digman, diciamo, nel ruolo. Secondo me serve un difensore centrale di corpo in più, che quando manca uno tra Capradossi e Vicari, possa, soprattutto Capradossi, possa dare qualcosa di più. E poi davanti bisogna vedere che cosa succede con Rossi. Se Rossi non facesse il caso, sicuramente serve un attaccante che magari finché si giocava con i quattro giocatori davanti si poteva pensare fosse più un giocatore esterno. Adesso, se la SPAL continuerà a giocare con i due punte centrali, dovrebbe essere un attaccante più una prima o seconda punta, seconda. Melchiorri rimane, se migliora atleticamente, perché secondo me quello che è mancato un po' a Melchiorri contro il Perugia, anche fin dall'inizio, era una condizione atletica piena. Lui ha sbagliato all'inizio, ha fatto meglio poi col proseguo della partita, cioè deve entrare probabilmente carburare, ha 34 anni, ha giocato poco, ma è un centravanti, ecco, il mestiere lo conosce, non è uno dei migliori cannonieri della Serie B, però secondo me un Melchiorri in un altro stato di forma ci sta. È chiaro che adesso dovrà giocare di più e quindi andrà, presumo, ad acquisirle, poi si vedrà anche lui che cosa farà. Insomma, ci sono molti se, dipende dall'esito delle prossime partite, come si arriva a gennaio. Ma Sono corsia d'accordo. mancina, andiamo avanti con Trippaldelli fino alla fine? Beh, O Trippaldelli l'hanno secondo te? comprato, cosa devi fare? Cioè, non è che Beh, ho capito, però si può anche, cioè, ci sono, cosa se si non è può che deve fare che giocare, a anche prendere anche un'alternativa, Orla, cioè. comunque lì hai un altro giocatore che a me, diciamo, non è completamente dispiaciuto nelle partite che ha giocato. Si spera che Celia. Trippaldelli si spera che faccia un po' di più, perché fino a questo momento, insomma, ci si aspettava qualcosina di meglio. Io ho parlato anche con Sei, ha detto non gioca da un mucchio di tempo, allora avrà bisogno di tempo, diamoglielo, però insomma, di qui a gennaio penso che si dovrebbe capire di più. Già, ci chiedono cosa c'è di vero su Mancuso alla spalla. Oddio, a me non risulta, anche perché è molto 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 presto. Poi Mancuso comunque nell'Empoli è un giocatore considerato ancora importante, non gioca titolare, però insomma, mi sembra strano che possa finire. Anche a me sembra un po' presto, insomma. Io credo che in questo momento la Spal si stia interrogando anche sul tipo di attaccante che serve, oltre che sul nome. Servirà più un attaccante, per dire, un centravanti di grande stazza, come già è Colombo, come in qualche modo per caratteristiche Melchiori, oppure un giocatore più alla latte latte, più frizzantino, che abbia però magari qualche gol in più nei piedi, ecco, si tratta di capire un pochettino. Secondo me è un po' presto, sinceramente, perché possono succedere in positivo e in negativo ancora tante cose di qui all'apertura del mercato. Sono d'accordo. Stefano Paparella chiede se Sec potrebbe Sta per dire alla pagare il nuovo Marta, le hai modulo. rubato il commento. No, Scusa, tranquillo. Marta. Ma meglio che l'hai detto tu, perché se lo diceva la Marti non potevo rispondere, perché dopo mi dicevate che parlo sempre con la Marta, quindi no. Dai, Detto questo, Sec, io penso che sia un giocatore comunque utile per la Spal. A me piace Sec, tenete conto che è un giocatore che è al primo anno dopo la primavera, praticamente al primo anno un po' pieno, le qualità ne ha, insomma, abbiamo visto tanti di questi giocatori qui. Come lui, che magari ci mettono un pochettino, ma poi quando trovano i tempi, i modi, non so, anche posso per dire, è un'altra roba, però Leao, appena arrivato al Milan, non è che ha fatto faville subito, è giovane, ha quel ruolo più o meno, è è quello lì. vero. Ultimamente ha trovato un po' più i tempi delle giocate ed è cresciuto. Sono giocatori giovani, bisogna farli crescere. Però Intanto per Fusto ci scrive modulo, Manco. sai, è perfetto per cercare di spaccare le partite quando devi
cambiare qualche cosa, ecco. Mancoso e Mancuso salta fuori un zappel, scrive. In effetti potrebbe essere un discreto problema. Massimiliano ci chiede di Aramu, vabbè, pare sta giocando titolare in Serie A col Venezia, cioè non è proprio, a parte che poi è un'altra mezza punta, cioè non servirebbe a niente, nel senso che per parafrasare Sovrania, vuole la punta, cioè servirebbe, come diceva Mauro, magari un centravanti di maggior presenza, ecco, fisica, anche perché Mauro l'hai scritto anche questo su Carlino. Colombo non ti sembra un 9 classico, è uno a cui piace girare. Sì, per adesso sì, poi diventerà, penso, anche un 9 classico, ma siccome lui ha un gran tiro, una gran progressione, le cose non è formidabile di testa da quello che abbiamo visto, le cose migliori le fa quando ha un po' di spazio per partire, sia l'1-2 con i compagni, sia andare dentro lui, come ha fatto nel gol col Vicenza, oppure cannoneggiare come ha fatto ad Ascoli o col Parma. Poi magari, ripeto, col tempo diventerà, ma ricordo un pochettino Petagna, il primo Petagna, compreso l'uso del piede È mentre vero. poi Petagna ha imparato a entrare in area e a sfruttare il gran fisico che ha. Io penso che imparerà anche Colombo, però in questo momento lo vedo meglio in coppia con una punta più d'area, ecco. Eh sì. Tanto suggeriscono che potrebbe arrivare Dio Ormai quel dopo la treno è telenovela. passato. Quel Penso treno è anch'io passato. che quel treno sia passato. Pensa come è cambiata la sua vita però nell'arco di un anno, perché l'anno scorso poteva venire alla Spal e magari lottare per i playoff e tutto quanto, è andato a Monza a giocare quasi mai e quest'anno si è ritrovato a Vicenza a rischiare la C, cioè veramente nel giro di un anno la sua carriera ha preso una piega veramente strana. E rifiutano la Spal, cadono in disgrazia in fretta, giocatori. La croce biglietta, mille altri che per un qualche motivo ultimamente non sono venuti, poi c'è la maledizione di massa. Sì. Arriva un commento di Buzzo che lascerei leggere alla Martina, visto che tra l'altro Zuculini è un influencer ed influencer la Marta se ne intende. Sì, ma non sapevo che fosse un influencer È un Zuculini. influencer Zuculini, vai a vedere cosa pubblica su Instagram, è proprio un influencer. Adesso vado a vedere, aspetta che leggo. Allora, Buzzo dice Zuculini ha finito i falò in spiaggia, potrebbe essere oppure sarà l'ennesima meteora, domanda. A me Zuculini sembra più uno sfizio di Joe che né un giocatore che possa effettivamente dar qualcosa, ma magari mi sbaglio. Può essere, lui è un fidatissimo di Tacopina, può darsi che l'abbia voluto portare con sé, poi il tempo dirà, noi ancora non potendo vedere gli allenamenti abbiamo visto quei 2 o 3 minuti che ha fatto un paio di volte alla fine, facciamo a sapere noi se Zuculini di qui a giugno possa dare un grande apporto alla Spal o se farà tantissime panchine, insomma inizialmente sta facendo solo panchina, però magari chissà col tempo trovare una condizione atletica un po' migliore. Alla lunga dici che qualcosa potrebbe servire. Certo che però cominciano a essere tipo tra lui e Abu, cominciano ad esserci dei Mamma. giocatori Sì, che come gioco di Tacopina cominciano ad essere un po' tantini, perché vabbè, adesso Abu. se lui e Pat mettono i soldi, non vedo problema. Zuculini, Abu e Rossi sono del suo meglio, non Abu, il rapporto con Real Madrid, poi c'eravate anche voi quando ce l'ho spiegato, siccome la cosa è saltata fuori in chiusura di mercato, noi non siamo riusciti a vedere i giocatori della cantera del Real, abbiamo visto i video di 2 o 3, ne abbiamo preso uno, insomma, però quest'anno guarderanno più da vicino e sono sicuro che qualche cosa di più praticabile anche per la Serie B potranno trovare. Invece Zuculini e Rossi sono state proprio due cose di Tacopina, però secondo me è diverso, perché Zuculini è il classico fedelissimo che lui si porta dietro per avere un suo uomo di fiducia. E invece Rossi non è, anche se si conoscono, non è un uomo di Tacopina, è un uomo che probabilmente Tacopina col suo entusiasmo pensa che, di poter rigenerare, che possa dare alla spalla ancora molte cose, anche a un prezzo molto contenuto, insomma. Nel frattempo arrivano commenti meravigliosi e tipo Zuculini se incontra Pat Carroll è finita, ma perché? Non capisco. Vabbè, però parliamo di una roba seria, parlando di una roba seria, ne approfittiamo di un giornalista competente come Mauro Malaguti. Peda, il titoletto è Peda sembra buono, perché ce lo chiedono, insomma. Peda sembra buono, nel senso che di sicuro non hanno fatto rimpiangere Dijkman e forse non è neanche tanto peggio. A me, ti dico la verità, è sembrato molto buono per personalità e per tranquillità in campo, c'è un giocatore praticamente esordiente dentro così, è stato veramente bravo in questa partita e mezza. Dopo,
Bisogna vederlo naturalmente sulla lunga, però anche le giocate che ha fatto in queste due partite sono state efficaci, quindi lo vedremo. Non so se lui possa anche entrare nelle rotazioni per i centrali di difesa qualora ne mancasse uno. In teoria sì, perché quello è sempre stato il suo ruolo fin da bambino. Sì, esatto. Però lì, diciamo, è un ruolo che richiede magari più esperienza, mentre come terzino più gamba. Comunque guarda che non è mica scontato che un giocatore terzino destro su quel contropiede portato da Colombo del gol annullato si faccia trovare. No, infatti. Sì, sì. 40 metri di campo rispetto a dove Colombo ha giocato la palla. Pedro è il più lontano di tutti, anche più di Seculin come teorica posizione. Lui si è fatto tutto il campo, l'ha tagliato in lungo e anche in largo e si è trovato nella posizione giusta. Non è da tutti, insomma, è una cosa classica da entusiasmo del giovane, che però c'è anche testa. Sì, sì, è infatti vero, Stefano, ora il commento, se riesci a mettere il commento di Stefano Parella, sì, dice certo. Che Pedro l'anno scorso giocava da centrale, un profilo molto interessante. Effettivamente, se è arrivato fin lì, qualcun altro ha preso altre strade, insomma, Clotet con i giovani sembra saperci lavorare bene, no? Quindi se ha deciso di schierarlo ad Ascoli come sostituto e qui per mancanza di alternative in realtà come titolare, comunque sicuramente i suoi motivi li ha avuti. A me personalmente è piaciuto tantissimo, ma proprio anche a livello di personalità più che dal punto di vista tattico. Certo, sono d'accordo. No, ma infatti poi in questi giorni poi ho avuto maniera di parlare anche con chi l'ha conosciuto, insomma un ragazzo molto serio, una famiglia molto unita e quindi sicuramente può fare strada, ovviamente molto molto giovane, sulla lunga distanza bisogna vederlo, però insomma per adesso promette bene. Eugenio dice, siete d'accordo che siamo un po' leggeri sui campi gibbosi di quest'inverno, lasceremo punti per strada? Oddio, difficile da dire, non mi sembra neanche una squadra così leggera, sinceramente, perché Colombo è un bel stornello, dietro comunque i difensori sono tutti abbastanza grossi, non credo, insomma, sono curioso di vedere Viviani se riuscirà a reggere questo stato fisico tutto l'anno, perché sta facendo un campionato pazzesco e sembra veramente un altro giocatore. Chi l'avrebbe mai detto? Dipende anche da chi gioca. Vai in campo contemporaneamente Capradossi, Vicari, Mora, Colombo e Melchiori, hai una squadra abbastanza fisica e alta. È chiaro che se invece giochi con Lattelat o con giocatori Sec, ma anche a centrocampo, se giochi con Viviani d'Esposito o da Riva, esatto, hai meno fisicità. Non siamo una squadra molto alta in generale, però dipende da chi utilizzi, ecco. chiaro. Va bene, allora Mauro, siamo arrivati quasi alla fine, noi non possiamo che ringraziarti, ci si vede in via Coparo o in tribuna stampa nel caso di qualcun altro. O in tribunale. Mauro, non so, sicuramente ricorderai, ma capitava di incontrarsi in tribunale all'inizio della mia carriera per altre ragioni, speriamo che non capiti più come? per occuparsi della SPAL. Abbiamo già dato ben due volte, speriamo che basta. Sì, ecco, fermiamoci lì per favore. Speriamo di no. Io andrò in tribunale perché ho parlato in maniera troppo colorita di Pat Carroll e forse qualcun altro mi. No, dice Stefano, il tribunale per lo stadio. No, per carità, no, no, in teoria sta storia dovrebbe sbloccarsi, poi magari Leo farà le sue indagini la prossima settimana. Grazie Mauro, ci si vede. Ciao Mauro, grazie. Ciao. Ciao. E allora, ragazzi, siamo alla fine della nostra serata. Beh, parlare con Mauro è sempre un grande piacere, eh? Perché è The Voice, cioè, lo chiamano così. Quindi. Eh sì, perché lui fu il primo telecronista telecronista, sì. della SPAL, poi subentrò Alessandro Sovrani. Ma secondo me, no, aspetta, telecronista, ma anche radiocronista, perché faceva la radio negli anni 80, se non ricordo male, perché ce l'aveva anche raccontato. Potevamo No, l'anno scorso abbiamo fatto una farcelo diretta spiegare. tutta sulla radio e la SPAL. Ti difende Tacco, dice. E in effetti sì, no, dovrei farmi di difendere da Tacco. Edoardo ci chiede una diretta con Sandro Sovrani. Ma sì, ma Sandro lo vedete già lunedì, tutti i lunedì, cioè, che Infatti. bisogno c'è di farlo venire in diretta da noi? Cioè. Anche perché a Sandro Sovrani avevo proposto una rubrica che si chiamava Sovranismo, per parlare dei suoi ricordi preferiti della Spalma. Mi ha detto che a lui non piace fare tanto il protagonista, nel senso essere lui il protagonista della storia. Ama raccontare la Spal. E quello che succede in campo e fuori, così, ma non ama lui essere l'oggetto del racconto, insomma. Grazie Buzzo che mi porterà le arance.
Vabbè, mi piacciono le Dobbiamo arance. fare le votazioni per la prossima volta. Buzo, portami le clementine. Mi piacciono di più le clementine. Adesso è quasi stagione. Dipende in quale stagione ti cacciano dentro. Esatto, però se mi cacciano entro novembre, le clementine sono perfette. Sì. Voglio Allora, ragazzi, siamo. Allora, il fare nostro. le votazioni, mi raccomando. Come, scusa? Dobbiamo fare le votazioni per la prossima settimana. Sì, diciamo le nostre previsioni più che votazioni. Vabbè, Leo ha già espresso il suo parere, ha detto che Tripaldelli farà schifo e su suggerimento di Sara Guidorzi, quindi va bene. Speriamo di non ricevere notizie dalla famiglia Tripaldelli o dai loro avvocati. No, anche perché esatto, se uno sa questo pezzo qua sembra. Invece Sara aveva detto, ecco, esatto, brava Sara, vedo che ha appena L'ha commentato detto che sarà perché un vuole farti successo. fare un punto. Esatto, che vuole fare un punto, e ha detto Vedi, che metterlo come giocatore è negativo, non che farà schifo. Quindi, vedi. No, ma infatti io ho detto così per esagerare, ma ovviamente no. Né credo che farà schifo, né lo spero, ovviamente, perché io voglio il bene della chiaramente. SPA, voglio il bene della SPAL e ovviamente non tifo contro nessuno, lo Mi garantisco. piace comunque questa cosa, mi sa che per le prossime votazioni farò questa specie di sondaggio popolare tra i nostri lettori e io Va sono la voce bene, del popolo. vediamo se loro faranno i punti per te. Va bene. Piero dice un podcast di Sovrani, ma sì, ma guardate che gli è stato proposto Sovrani, ma Non non si vuole. riesce a fare, non si riesce a fare. Allora, Malaguti è giornalista per eccellenza della SPAL, bisogna Esatto. riconoscerlo, insomma, è senz'altro il più rispettato nel nostro giro, anche perché noi siamo dei ciocapiat, tutto sommato. Marta, chi è il tuo favorito per Cremonese SPAL? Viviani. Viviani, che torna dalla squalifica, si è riposato un po', quindi Esatto, giusto in tempo, dai. se tanto mi dà tanto, insomma, dovrebbe fare bella figura. Oh, io ho fatto un punto della Madonna dicendo Colombo in Ascoli Spal, Guarda. quindi intanto Sì, ma dice la strada è Stefano ancora lunga, la strada è lunga fino alla fine campionato. un po' di ex nella Cremonese, dice Stefano. È vero, perché c'è il mitico Michele Castagnetti, a cui vogliamo bene, ma ci sono anche Occoli e Sernicola, se non lascio per strada qualcuno. Quindi altri due ragazzi che comunque l'anno scorso in una stagione un po' meh, hanno fatto bene, comunque si sono fatti volere bene anche, insomma, Colli è un ragazzo molto simpatico. Cernicola non ho avuto modo di conoscerlo, però insomma me ne parlano tutti bene, quindi vuol dire che insomma, deve essere un tipo anche lui alla mano. Tra l'altro la Cremonese ha un set di attaccanti di Carmine, Strizzolo, Vido, insomma sono attaccanti Ciofani, sono attaccanti rispettabilissimi per la categoria, ma non hanno un bomber tipo Colombo che fa 5-6 gol per adesso. Il massimo è stato 2 di Ciofani, però hanno mandato in gol 9 giocatori diversi. La Spal, sapete quanti ne ha mandati in gol finora? No, 14. 7, 14. Ma dove li vedi 14? 14 sono stati Non lo gol so, totali della Spal. mi ricordavo un 13, ne ho aggiunto uno, no? Non chiedermi da dove l'ho Sì, ma tirato fuori. Non tu sei lo matto, so. vabbè. E Fausto dice: io voglio votare Tacco. Ma attacco In nel realtà stiamo votando, civile, stiamo parlando solo di giocatori, non quindi. va a Cremona attacco perché è a New York. Ha fatto vedere Eh sì, oggi ma che non gioca nemmeno, anche se andasse a ha Cremona, quindi. decorato un angolo della sua casa con i pacchi di caffè Griffi. Non so se avete visto su È Instagram. aggiornatissimo. No, perché io tengo d'occhio Instagram per vedere cosa pubblica Pat Cioè, Carroll. Orla ormai è diventato un influencer No, incredibile. io non influenzo niente perché Non ovviamente influisci niente. non influisco su niente. Cioè, influenzo voi al limite con le mie stupidaggini. Castagnetti fa gol da centrocampo. Sì, ecco. No, Vabbè, allora. basta, De, direi de, no, una volta. dai. Beh, no, è successo 2 volte in realtà. Intanto ci si è frizzato Leo con una brutta espressione. Quindi aspetta che lo tiro via. Però potete aspettare che devo Dovevo fare tenerlo lì. Viviani ti ha sbloccato, ci chiede Stefano. No, non ci ha sbloccato, ma non ti sblocca, ma non non capisco perché. succederà mai, ragazzi, mi dispiace. Io, no, aspetta, siamo alla 31esima settimana consecutiva dei nostri appelli nei confronti Magari non si di. Non ricorda neanche, dai, so, figurati. io ci spero sempre. Insomma, nel frattempo, vediamo se riusciamo a riammettere Leo Biscuola. Mi hai cacciato fuori. No, No, sei tu. perché eri in freeze, avevi Ah, un'espressione ok. orribile, tra l'altro. È la mia, oh. Nel frattempo vedete che Pat Carroll pubblica lui che è per strada, che parla al telefono con un orologio da 1 miliardo e queste cose, vedi? Cioè, Businessman. non è uno solo che si diverte, cioè, uno fattura e poi
e poi va a spendere, insomma. E fa solo bene, mancherebbe. C'è Buzza che dice che mi dovevi lasciare così, dopo mi vado a rivedere il pezzo di Vado a registrazione, rivedere mi ero perché frizzato. avevi un'espressione in cui sembravi Zuculini dopo il falò in spiaggia. Fantastico. Va O io bene. stesso dopo un falò in spiaggia. Ok, allora io vi dico, ci provo, anche se è difficilissimo, a Cremona, Luca Mora. Luca Mora Davvero? con uno dei suoi gol di testa sul calcio d'angolo, quelle robe lì, cioè, Oh, secondo me. di che Orla vuole rimanere a zero al prossimo Io giro, anche quindi secondo me se Orla becco, così ah, come no, ve lo così dico, la finita no, sua. aspetta, se becco Mora in questa maniera qua mi prendo Ti due offro da punti. bere. No, no, vabbè, Se, non sì, offrire, ti. non offrire da bere perché poi va a finire come Michele Ronchi Stefanati che ci deve da bere dal 2017 non ha ancora saldato, lo Ma io ho diciamo subito. sempre saldato i miei debiti, io non mi chiamo Ronchi. E No, sono io che glielo ti do 100 ricordiamo che euro. Ronchi ci deve Dai, da non bere. litigare, su. Sono io che ti devo 100 euro, Leo, per la trasferta di Coppa Italia dell'anno Sì, scorso. lo so che mi devi 100 euro, ma questo è un altro discorso. Piero Fioravanti dice ha Avete pubblicato con finito. orologio con la roulette dentro che costa come tutto il casinò, grande patto, va bene. Come l'anno scorso appena entra Mora tira giù Castagnetti. Sì, è vero, l'anno scorso ha fatto così. Ha dato una legnata a Casta subito. Non Ricordiamo che i dovevi due dirlo. no, ma i due sono molto amici poi alla fine, cioè, quindi si daranno delle amabili legnate anche sabato allo stadio Zini. Marta, vai in trasferta tu con i ragazzi? No, No. no. Male. Vai in Ah, Svezia anche tu insieme a Leo Biscuola? non mi ha invitato, se no andavo volentieri. Beatrice Boldini ci chiede: ma perché non ne prendiamo una di testa? Buona domanda. Buona domanda perché i gol di testa della Spal finora ha segnato Capradossi contro il Pordenone, ma contro il Pordenone Una partita avremmo segnato anche esatto. noi tre, probabilmente, sì. Non so perché la Spal non segna di testa, forse perché non ci sono degli specialisti. Perché Capradossi è l'unico, no? Nel senso che Vicari non è esattamente uno specialista dei gol di testa. Sì. Gli altri sono tendenzialmente bassi, perché Beh, insomma. Colombo, come ha detto anche Mauro, Sì, ma non è non è, uno non, non è, che. non è, non è, non ha grande tempismo nel gioco aereo, cioè cioè è grande lui, ma. Infatti, infatti. Ecco, Quindi, se tu ci pensi. Non. Stefano risponde così: perché i cross fanno schifo? No, aspetta, è vero però, No, non è perché. vero. Sì. Ah, ma Beatrice intendeva quindi in difesa. Ah, ok. Perché gli è triste, scrive Marcello. No, a parte che è vero, Mancoso domenica ha segnato di testa, però ha segnato di testa. Sì, infatti, giustamente tutti fanno notare che Mancoso ha segnato di testa. Infatti, sono io che sono. Ha C'è la memoria di un segnato, sì, pesce a parte che rosso. non era Mercato, però Esatto, comunque. no, ma è bellissima la scena. Invito tutti a riguardarla. Il difensore del Perugia vede Mancosu che fa l'inserimento praticamente dalla mezzaluna dell'area di rigore e dice: ok, e lo lascia passare. Cioè, non è che si mette in posizione per contrastare. Cioè, vabbè, vai, vediamo cosa succede. Ecco, e poi prendono. Io fossi Vabbè, stato comunque al di là del gol di Cicizola, Mancosu. l'avrei mangiato vivo il difensore. Comunque, Vabbè, per forza. Comunque, al di là di quel gol lì, comunque è un dato di fatto vero che la Spal di testa non è che sia granché reattiva. Se ci guardate anche a centrocampo, effettivamente ascolta, si vuoi fa che un vada a po' vedere la fatica. percentuale di colpi di testa adesso? Anche Dai, tu. apriti i Y Scout. Esatto, intanto voi E. guadagnate tempo però. Sì, infatti Beatrice dice: intendevo entrambe. In Edoardo difesa. dice: ci lamentiamo sempre noi a Ferrara. Ma sì, dai, fa parte dello sport nazionale. Ma D'altronde si l'abbiamo lamentano, detto no, ascolta, si all'inizio. lamentano tutti dappertutto, perché Infatti. anche l'altro giorno, in seguito all'ennesima sconfitta del Cagliari, guardavo un po' i commenti dei tifosi del Cagliari, ragazzi miei, è una roba che non potete immaginare. Allora, duelli aerei, la Spal ha una percentuale, cioè, oh, è la penultima del campionato per duelli aerei vinti. Vabbè, però Super era abbastanza Beatrice, super evidente. Beatrice. Io non l'avrei mai detto in realtà, non pensavo. Ha una percentuale del 44% di duelli aerei vinti, che è bassina. Beh, se Però tu ci sai che fai caso, il Perugia però è è ultima, ce l'ha più l'ultimo. bassa, e non a caso ha preso un gol da scemi. Ecco, cioè, quando mai crossiamo decentemente, dice Marcello, se poi anche crossassero, chi la prende nel deserto dei Tartari? Non hai tutti i torti, Marcello, ma perché i cross non fanno parte dell'idea di gioco di Clotet, questo mi sembra abbastanza chiaro, perché al di là di avere crossatori non eccezionali come Dijkman e Trippaldelli, comunque non ne fanno proprio tanti, non è che fanno
50 tentativi di cross a partita e ne sbagliano 49, e che proprio ne fanno 3 a partita, 2 a partita, quindi non è previsto nell'idea di gioco di Clotet. Oh, è anche vero che in realtà se togli Capradossi e Vicari, che comunque loro di testa si fanno valere, soprattutto il primo, sui rilanci dell'altra squadra, è difficile che tu a centrocampo riesca per entrare di testa con Esposito. Per quanto comunque ci provino sempre ad andare, soprattutto Viviani, i centrocampisti più infisicati di loro lì sono quasi tutti a livello proprio strutturale. Non hai un ditacchio come da Sanitana, che è un... Se giocassi da riva magari la situazione sarebbe diversa, perché magari lui fisicamente è in grado. Beh, però lo vedo più strutturato per, insomma, sicuramente rispetto ad Esposito. Vabbè, da riva... Almeno da quando l'ho visto dal vivo mi sembrava... 184 centimetri, sai che mi era sembrato più basso? Vabbè. Comunque, va bene dai ragazzi, anche se arrivano migliaia di commenti, abbiamo adesso sforato un'ora, non vogliamo ammorbare le persone né in diretta né in differita, vi ricordo che ci potete seguire già al termine di questa diretta sulla pagina Facebook dello Spallino, ma anche sul nostro canale YouTube, dove arrivano spesso commenti un po' surreali. Per stasera abbiamo finito, ci vediamo, beh è vero, ci vediamo la settimana prossima dopo Cremonese Spal, sarà la settimana della sosta in realtà, perché poi il weekend successivo non si gioca. Vediamo di organizzare qualcosa. Vabbè, noi organizziamo sempre qualcosa, quindi ci proviamo e forse ci riusciremo. Grazie davvero a tutti, grazie Leo, grazie Marta. Buon viaggio Leo Biscuola, che va in Svezia, torna vincitore. Esatto. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao.